Ford Operazione Frankenstein. Siamo arrivati al terzo numero di Alan Ford e su questo numero, insomma, non cambia molto, diciamo così, che il fumetto segue le stesse dinamiche del primo e del secondo numero. Un fumetto che parte in modo molto grottesco, ripeto, c'è questo Alan Ford che praticamente doveva essere era praticamente un grafico pubblicitario, ma che poi in qualche modo si ritrova in un'agenzia investigativa, la TNT, a fare l'agente segreto. Capite che già questo plot è molto grottesco. Il terzo numero, adesso poi andiamo a vedere le immagini, ripercorre più o meno la stessa linea narrativa del primo e secondo. Ecco, ci sono dei buchi narrativi, a mio avviso, in questi primi numeri, non so, adesso siamo arrivati a 600 e passa numeri, quindi non so come si è evoluta la storia, però diciamo che abbiamo detto che seguiremo almeno i primi numeri con quelli disegnati da Magnus e vediamo un attimino cosa ha da dirci. Ecco, io a mio avviso, se voi amate un pochino il fumetto non troppo impegnato, ma giusto per leggere qualcosa anche in spiaggia, o comunque in modo molto rilassato, senza stare a muovere troppo il cervello per, insomma, come si usa a fare adesso con molti balloon, con tante seghe mentali che ci sono negli ultimi definiti capolavori del fumetto. Ecco, Alan Ford secondo me fa per voi, ma secondo me è un fumetto che può leggere chiunque. Continuo a ripetere, recuperate i primi numeri, volendo potete recuperarli anche in scan e eventualmente comprare le ristampe se le volete lì. Con questo ho detto tutto, quello che dovevo dire del terzo numero, andiamo a vedere le immagini e insomma discutiamone un pochino. Alla prossima, al quarto numero. Qua al terzo numero di Alan Ford, la serie regolare, quelle che vi sto facendo vedere io sono delle scan, anche più semplici, ma potete, insomma, ritrovarle nelle varie ristampe. Cosa possiamo dire di questo numero? Segue un attimino il filo grottesco dei primi due, poi vedremo se va a cambiare nel corso del tempo. Questa è la copertina, Operazione Frankenstein, ok? L'anno è 69, quindi siamo in un periodo storico, insomma, abbastanza sperimentale, dove si poteva anche usare, diciamo così, in quel periodo a livello fumettistico non c'era molta roba e quindi molte operazioni che possono essere fallimentari adesso non lo sono state per l'epoca. Questo Alan Ford non era partito un granché bene, anche se letto adesso, a mio avviso, comunque è divertente. L'operazione Frankenstein non dice molto di più rispetto agli altri due numeri. C'è questo Alan Ford che all'inizio era un grafico pubblicitario che non trova lavoro, che si ritrova in questa TNT, questa agenzia investigativa, e si ritrova catapultato ogni volta in queste missioni segrete che poi tra l'altro non si capiscono neanche cosa deve fare in realtà. Ci sono delle battute, delle scene abbastanza, diciamo così, ridicole, soprattutto oggigiorno, però ripeto, considerando che è del 69 bisogna capire anche l'epoca, ecco, l'epoca si rideva per molto meno. E quindi i tempi sono cambiati, però ripeto, è un fumetto piacevole da leggere. Anche questo terzo numero si ritrova in una missione speciale in Europa, quindi gli danno con i mezzi abbastanza ridicoli della compagnia TNT, parte con questo, diciamo così, personaggio che ha questo aeroplano abbastanza imbarazzante. Insomma, che a malapena si tiene in piedi, e come vedete, insomma, per volare, per arrivare in Europa, si usano i mezzi precari dell'agenzia. Scene molto simpatiche, ripeto, un numero che si legge molto velocemente. Come concezione, questa è un pochino alla Bonvi, diciamo così. Ci si ritrova, ecco, una cosa che non ho capito, se qualcuno mi vuole anche chiarire le idee, gli dà questa missione in Europa, ma non si capisce qual è la missione. E in realtà si ritrova catapultato in un altro guaio, diciamo così. Alan Ford si ritrova addirittura in una nave, andiamo più avanti, in una nave. Con questo personaggio, vediamo un po', alla fine con questo personaggio qui, Monsieur Crebec,
Vedete, questo personaggio è abbastanza squallido e si ritrova invischiato in questo affare losco con questo individuo losco. Ripeto, non si capisce bene qual è la sua missione. Si ritrova in prigione e chi l'aveva imprigionato è questo professore, dottor Kreuzer. Vedete, un nazista, un dottore nazista. E qui inizia a capirsi esattamente cosa succede. Praticamente quest'uomo ricco e malato, dove il professore gli fa degli esperimenti sotto compenso, lui praticamente vuole un corpo nuovo, degli occhi nuovi, un cuore nuovo, un cervello nuovo, insomma, vuole vivere in eterno e quindi praticamente questo dottore ricerca i pazienti idonei per le sue operazioni, cioè una cosa assurdissima veramente. E quindi tutto gira intorno a questi esperimenti che questo dottore deve fare per curare quel riccone lì, diciamo. Cioè, è anche abbastanza assurdo. E quindi c'è questo scontro tra questo dottore tedesco, no? Probabilmente faceva esperimenti anche nella Seconda Guerra Mondiale, questo ricco che si vuole far trapiantare e ringiovanire con il corpo di altri, ad esempio Alan Ford si doveva far trapiantare degli occhi nuovi, doveva prendere gli occhi di Alan Ford azzurri, quindi sappiamo che gli occhi di Alan Ford sono azzurri, e trapiantarli sostituirli agli occhi di questo criminale, di questo riccone. Adesso andiamo a vedere anche la scena, ecco, vedete, c'ha problemi anche agli occhi e il professore gli ha appena detto che ha catturato un uomo con degli occhi azzurri da poter trapiantare, ecco. Insomma, finisce. Non si è capito bene se era questa la missione di Alan Ford, ma penso proprio di no. Lui si ritrova all'improvviso in questo casino, in questo pasticcio, e si trova ad affrontare questo dottore tedesco. È tutto molto piacevole, ripeto, adesso detta così sembra veramente è tutto molto grottesco, ma se volete leggere qualcosa di piacevole che non vi complichi il cervello con dei super pipponi, secondo me anche questo terzo numero fa a caso nostro, ecco, bellissimo, cioè bellissimo, io lo trovo bellissimo perché trash al punto giusto. Tra l'altro in galera si ritrova di nuovo, vi ricordate, il conte del secondo numero presentato così, senza motivazione apparente, insomma. Sì, ci sono dei buchi narrativi, quello sì, però insomma, bisogna prenderlo per quello che è. Ripeto, terzo numero, io direi di seguire anche il quarto che andrò a leggere. Scena finale classica, insomma, riesce ad uscirne in qualche modo Alan Ford, insomma, e poi si riscopre il solito sfigato di sempre anche con le donne, ecco. Naturalmente finisce sempre bene per loro. Qua abbiamo anche delle immagini dei primi numeri con le classiche vignette come si faceva una volta, abbastanza evitabili, però vabbè. Ok, allora con questo abbiamo finito. Ci vediamo al prossimo numero con La Casa dei Fantasmi, ok? Ciao ragazzi, alla prossima.